Ottaviani in battuta. Riceve Colli, poi c'è il muro di Jonas Hagenier sull'attacco di San Croce. Nel frattempo si prepara al servizio Simone Parodi. Iniziazione di Ottaviani, Pedron per Ottaviani che tira alto sulle mani del muro e la palla va out. Di nuovo parità, no battuta, Christian Lorenz. C'è la ricezione di Ottaviani, Pedron per Galliani ed è diagonale stretta vincente che non riesce a intercettare il libero di Santa Croce. Lupo a meno 1, 19 a 20. Ace dello schiacciatore di Cantù, Giuseppe Ottaviani. Al servizio l'opposto Christian Gamba che tira forte ed è ace dell'opposto Canturino che porta a casa il primo set. Di nuovo al servizio Colli, questa volta c'è la ricezione di Cantù. Palla per Ottaviani che viene fermato dal muro. Santa Croce 9 a 8, ora al servizio il capitano Leonardo Colli. Attacca, batte forte ma c'è la ricezione di Galliani. Parodi va a segno con una diagonale che non riesce a contenere Christian Gamba e che consente a, per la formazione ospite, al servizio Parodi. Attacco vincente della squadra avversaria. 19-13 per Santa Croce, in battuta il palleggiatore Manuel Coscione. Pedron alza per Christian Gamba che questa volta va a segno portando a casa il 14° punto. Christian Lorenz al servizio. Ace di Lorenz che consegna la vittoria. Al servizio Christian Gamba. Ace dell'opposto Canturino, Christian Gamba. E al servizio ritorna Dario Monguzzi. Ricezione di Colli non precisa, la palla è per Lorenz. Ottaviani fermato dal muro ma c'è la copertura di Monguzzi. Christian Gamba! Ricezione di Ottaviani, Pedron per Ottaviani che va in pallonetto. Parodi, attacco out dello schiacciatore biancorosso. È entrato Andrea Bacco sul capitano Dario Monguzzi. Coscione per Colli ma la sua dello schiacciatore Nicolas Bruccini, classe 2004, 24-21 ed è 25 a 21, si chiude così il terzo set, il pool Libertas Cantù si porta sul 2 a 1, si vedrà nel quarto set se la Libertas Cantù chiuderà con un 3 a 1 oppure riaprirà, Santa Croce riaprirà i giochi verso il quinto set. Canturini in ricezione
Loreti e poi ci pensa l'attacco di Lorenz che è proprio a colonna portante per la propria squadra. I lupi di Santa Croce si portano sul 9-7, questa volta Colli tira fortissimo, c'è la ricezione di Butti. Cerca di giocare d'astuzia Galliani con una diagonale 14-9 per in favore di Santa Croce, sono 5 i punti. Lorenz ancora in battuta ed è ace dell'opposto, Cuba Cargioli al servizio Quagliozzi, ricezione di Loreti, coscione per Colli che va a segno in zona. Battuta di Monguzzi, c'è cioè una ricezione non precisa di Loreti, Colli cerca di salvarla, Bacco. Vediamo. L'anno scorso ha giocato in A1 con Milano. Ricezione di Butti, palla per Galliani che tira forte ma recupera Santa Croce. Poi c'è coscione per Lorenz e manda out. Parodi in battuta su questo 10-10. Ricezione di Ottaviani, attacco di Galliani. Attacco vincente che rivolta, se non mi sbaglio, il match point. E si chiude così 19-18. Si chiude 19-18 questo quinto set, vince il match di ritorno tra Pool, Libertas Cantù e Kemaslavi per Santa Croce. Questo match se lo aggiudica Cantù per 3-2. Guardiamo un attimo i parziali, primo set 25-23 per Cantù, il secondo 25-17 per Santa Croce, 25-21 il terzo in favore di Cantù, il quarto 25-22 per Santa Croce e il quinto invece se lo aggiudica il Pool Libertas Cantù per 19-18, rompendo la